vicenda che ha scioccato il mondo, diciamo così, estero, quello relativo ad uno stupro che si è verificato a Manresa, a Barcellona, Spagna, dove pensate che una minorenne è stata stuprata da un branco di ragazzi. La testimone avrebbe detto: volevano gettarla nel fiume e mi hanno minacciato attraverso l'ausilio di una pistola. Questa storia che ci giunge dal territorio iberico della Spagna ci fa capire tantissime cose. In buona sostanza, questa ragazzina si era appartata con un ragazzo di nome Brian Andres MC. La serata però per la ragazza in questione si trasformò in un incubo impossibile da dimenticare. Dopo 60 minuti circa, infatti, il ragazzo con cui si era appartata era uscito da uno stanzino e ha chiamato a raccolta diversi amici. Chiamando diversi amici, ecco che hanno deciso di sballarsi e la ragazzina era già in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di grandi quantità di alcol ed anche di marijuana, confermate poi da analisi successive. L'amica, come ho chiamato a testimoniare, ripeto che ha fatto sapere proprio che il gruppo voleva gettarla nel fiume per sbarazzarsi di lei. E per far sì che la ragazza in questione, questa testimone, tacesse, l'hanno minacciata con l'ausilio di una pistola. Dunque, una storia incredibile, questa che ci giunge dalla Spagna. In particolare, sarebbe stato Marco Antonio Retti a tirar fuori la pistola e a minacciare la fanciulla, testimone oculare di quella vile aggressione, di quel vile atto di stupro. A voi un saluto, caro Alejandro, narratore italiano.